A livello regionale serve assolutamente che la maggioranza metta in pratica quelle che erano le promesse elettorali, cioè la riforma dell'emergenza-urgenza, per rendere il servizio omogeneo a livello territoriale, perché quello che possiamo vedere è che nella nostra provincia, per esempio, non sono attive le automediche, mentre ci sono in tutto il resto delle altre province, e questo serve in un momento storico in cui non ci sono medici del 118 per avere, quando serve, una prestazione che possa essere un discrimine tra la vita e la morte. E tra l'altro servirebbe anche approvare i decreti medici delegati con cui gli infermieri delle ambulanze possano intervenire per fare, per esempio, operazioni salvavita, interventi salvavita oppure contro il dolore. Tutto ciò nelle Marche ancora non è stato fatto e dovremmo prendere come esempio le regioni più virtuose e in cui il sistema del 118 funziona bene, come la Lombardia e l'Emilia-Romagna, e cercare, naturalmente, tenendo conto delle caratteristiche della nostra regione, cercare di portarle e rendere più efficiente il nostro servizio.